Carissimi amici del canale YouTube Dentro la Notizia, quest'oggi abbiamo il piacere di avere con noi il professor Fabio Taffetani dell'Università Politecnica delle Marche. Benvenuto Fabio! Grazie, bentrovati. Allora, oggi, proprio con il tuo aiuto, parleremo di erbe spontanee commestibili e delle loro proprietà. Ho pensato che fosse utile conoscere queste piante, tipiche dei terreni incolti e boschivi, per tre ragioni. La prima, con i tempi che corrono, non sappiamo cosa ci riserverà il futuro. E quindi un po' di minime informazioni, un breve corso di sopravvivenza, diciamo così, può essere utile. La seconda ragione è che stare all'aria aperta, a contatto con la natura, per cercare e riconoscere queste erbe, è già di per sé un'attività rilassante e salutare, per chi ovviamente vi può dedicare un po' di tempo. Infine, molte di queste erbe sono estremamente salutari e curative. Di cosa ci vuoi parlare come prima pianta, come prima erba, caro Fabio? Da che cominciamo? Beh, dalla più conosciuta sicuramente, anche quella che è più versatile, che è la cicoria. Naturalmente, come mi hai diciamo, anticipato, e sono contento di farlo, di fare un piccolo preambolo su quello che sono appunto un po' il contesto, non solo diciamo, del momento. Quanto appunto anche il nostro rapporto con il territorio, con l'ambiente rurale, che insomma è quello che sicuramente rappresenta percentualmente una superficie sicuramente maggioritaria del nostro di tutto il territorio nazionale e anche un po' la base economica e soprattutto per la produzione di quel cibo di cui ci vantiamo appunto di essere tra i più bravi, diciamo, cuochi e estimatori. In realtà io appunto da botanico e lavorando in una facoltà di agraria mi sono posto proprio il problema appunto del fatto che questa passione che io stesso insomma ho coltivato e continuo a coltivare e a cercare di trasmettere è un po' a rischio. Non la faccio lunga perché appunto non basterebbero mesi per definire questa problematica. Ci occupiamo delle piante. Mi dici qual è da cui cominciare? Beh, appunto la cicoria, che è una delle poche che ancora è fiorita, metto qualche fiore più, si stanno chiudendo, ecco qualcuno un po' più aperto, ecco questo. È la pianta che nella parte aerea che ci fa riconoscere con sicurezza appunto la rosetta di foglie che a noi interessa raccogliere, che adesso vi faccio vedere con più dettaglio. Eccola qua, e che è particolarmente interessante sia cruda che cotta. Nelle cosiddette misticanze, quindi in un uso combinato con un buon numero di altre piante che si possono raccogliere, di cui alcune ne parleremo oggi stesso, e che si può facilmente confondere con il dente di leone, tarassaco, sono tanti nomi, piscialetto, per gli effetti diuretici che produce. E che anch'esso è molto apprezzato e raccolto per l'uso alimentare e officinale, anche la cicoria, fenomeni officinali. Qui vi faccio vedere le due piantine: questo è tarassaco, questo è cicoria. Ad occhio la differenza non è molta, ma sempre ad occhio, ma con un'attenzione più importante alla nervatura, questa qua. Inferiore, che probabilmente a questa definizione dell'immagine non si nota, ma al tocco e all'osservazione diretta è molto facile vedere. Quindi nella cicoria questa nervatura centrale è ricca di peli, è pelosa e ruvida, nel tarassaco invece è completamente liscia, lucida, priva di qualsiasi pelo. Quindi
Siccome si raccolgono quando non ci sono i fiori, perché se ci sono i fiori della cicoria li abbiamo visti, del tarassaco in questo momento, almeno nella mia zona, non ci sono, però appunto tutti in qualche modo li conoscete, sono quell'infiorescenza gialla, insomma, unica in, al termine di un peduncolo cavo, che si, quando si rompe emette dell'attice, un po' una caratteristica comune a tutte queste piante qua. Però appunto queste sono le due piante più importanti per l'uso alimentare, che si possono entrambe utilizzare, anche anzi bene soprattutto poi mescolarle insieme ad altre ancora. Se però voglio usare il tarassaco come diuretico, chiaramente devo saperlo riconoscere dalla cicoria. Da queste immagini non è sufficiente per avere questa precisione di riconoscimento, però appunto questo per diciamo, invogliare chi inizia a fare questo tipo di ricerca, di attenzione, di raccolta, a dedicarcisi con pazienza e con il giusto tempo, perché non sono cose che si imparano dall'oggi al domani, almeno se ne possono imparare un po' alla volta, anche nei diversi ambienti, nelle diverse condizioni di terreno, nelle diverse stagioni. Quindi la stessa pianta può assumere veramente tantissimi aspetti e non è facile appunto quindi saperla riconoscere. Lo vedo sistematicamente appunto nei corsi che faccio, sia per gli studenti che per le così aperti a tutti, e ci sono persone che riescono a raggiungere livelli di conoscenza veramente molto alti e altre che hanno maggiori difficoltà, perché magari pensano che la pianta che hanno visto c'ha solo quell'aspetto e non immaginano invece che magari quella stessa pianta già anche nello stesso momento, ma in una condizione del suolo completamente diversa, può assumere un aspetto non così simile a quello che la conosco. Un'altra pianta che posso far vedere, perché è appunto ha il beneficio di avere ancora i fiori, è una pianta molto apprezzata come pianta orticola, è la rucola. Eccola qua, la rucola selvatica, e quindi vediamo due. Questa a fiore giallo con ed è una delle migliori, ecco, queste sono le foglie, è una delle migliori rucole selvatiche, anzi sicuramente io l'apprezzo molto di più di quella coltivata, e un'altra rucola che è comunissima invece a fiore bianco, un'altra rucola selvatica, tutte e due fanno parte del genere Diplotaxis. Questa è comunissima e tra l'altro fiorisce e fruttifica da gennaio a dicembre, quindi tutto l'anno. Gli va un po' dietro recentemente, forse per il cambio climatico, perché effettivamente in passato non mi ero mai reso conto di questa cosa, che ancora oggi insomma è fiorita questa, la rucola, quella più delicata, più interessante, più buona da mangiare, che è la Diplotaxis tenuifolia. Sono piante che sono diffuse un po' in tutta Italia, quindi non ci sono difficoltà di trovarle se non magari in particolari ambienti siccitosi o a forte influenza mediterranea. Un'altra pianta molto conosciuta, questa non c'ho i fiori, non ci sono i fiori. È una pianta che deve il suo nome al fatto che ha delle piccole spine al bordo, è una crepis, un soncus, scusate, genere soncus, chiamata crespigna in alcune località. Può avere tanti nomi localmente, quindi assumere nomi diversi. L'aspetto comune è appunto che toccandola leggermente non picca vera e propria, però da delle leggere punture, perché appunto ci sono delle puntine che caratterizzano il Soncus asper, mentre il Soncus oleraceus, che è più comune verso le zone costiere, ha il bordo appunto completamente privo di queste piccole spine, e entrambe appunto si usano per uso alimentare, sono tra quelle appunto che addirittura possono essere usate anche quando si formano i gambi fiorali, che sono abbastanza dritti, alti, cavi all'interno, si possono, quando ancora sono abbastanza freschi, si possono tagliare a cilindretti e mettere crudi in insalata, mentre
le foglie sono utilizzate prevalentemente cotte in queste misticanze che appunto si ottengono raccogliendo una pianta che anche questa adesso è fiorita, anche se i fiori sono poco vistosi, e questa qua è una Chenopodiacea, e il farinello, Chenopodium album, deve il suo nome al fatto che nella pagina inferiore appunto ci sono delle patine bianche, e è molto buona da mangiare, e ha il sapore delicato come quello appunto dello spinacio, di cui fa, insomma, della stessa famiglia dello spinacio, ma è molto apprezzato sia per il valore diciamo gustativo che quello nutriente, per come valore nutrizionale. Un'altra pianta interessante ecco qua. Allora, ci abbiamo gli strigoli o stridoli, questa è la rosetta basale che si raccoglie, quella che si usa per mangiare, e questi sono i fiori, guardate, sono il calice del fiore, ormai il fiore, la corolla non c'è più, che è rigonfio, che insomma dà il nome al genere Silene, dal dio Sileno che aveva un bel pancione. E sono tra i più apprezzati appunto per l'uso alimentare, si mettono nelle frittate, nelle pizze, insomma, quindi è diffuso l'uso e la conoscenza in tutta Italia di questa pianta. Meno conosciuta, assai meno conosciuta, è un'altra pianta che pure questa è una silene, e anche questa è in fiore, adesso non è che ci siano tante piante fiorite, e quindi insomma è una bella combinazione poterla trovare fiorita. Le foglie queste sono molto più grandi e soprattutto molto più pelose, e eccolo qua. E quello che si raccolgono appunto sono i getti giovani, tipo questo, e quindi si usano appunto per solamente cotti in questo caso, mentre gli strigoli appunto si possono mangiare anche crudi. La malva, forse la parte più interessante è data dal fiore, eccolo qua, il fiore di malva è sicuramente uno dei più interessanti, e le foglie appunto sono abbastanza caratteristiche, a nervatura palmata come vedete, e sono appunto utilizzate per tantissimi benefici, oltre che per uso alimentare, senza esagerare, perché appunto non sono particolarmente gradite al palato per la consistenza, non per il sapore, e mentre appunto sono importantissime nell'uso di come pianta officinale, quindi per fare delle piccoli impacchi per ferite, per piccoli diciamo, momenti di piccole scottature, oppure per sistemare tutto il tubo digerente, soprattutto l'intestino, svolge un ruolo veramente eccezionale per le sue mucillagini che contiene di riequilibrio di asepsi. E quindi insomma sono alcune delle piante che ho raccolto, altre ancora appunto sono piante aromatiche come questa melissa. Queste sono tutte piante comuni, non sono particolarmente, sono diffuse in quasi tutti gli ambienti erbosi, margini dei campi, purché appunto sappiate che potete raccogliere solo in ambienti dove non vengono fatti trattamenti chimici, soprattutto con diserbo, che peraltro appunto non sono visibili nei primi 10-15 giorni di trattamento, quindi sarebbe pericoloso andare a raccogliere in un terreno di cui non si conoscono le operazioni, quindi deve essere insomma un'azienda biologica di cui conoscete il proprietario, che vi assicura che non siano stati fatti trattamenti. Ancora tra le piante interessanti ci sono le piantaggini,
ne abbiamo eccole qua due, questa è la più comune, orecchie di lepre, e si riconosce perché hanno questa nervatura nella pagina inferiore parallela, vedete, sono delle nervature che decorrono parallelamente e non hanno fiori vistosi, piccola infiorescenza. Anche queste hanno un interesse sia alimentare, sono ottime sia crude che cotte, che anche molto riconosciuto l'uso officinale come per arrestare piccole ferite, il sanguinamento, per ridurre il prurito dopo la puntura di un insetto facendo delle piccole masserelle, e quindi si possono utilizzare. Sono due le specie che più comuni, questa sicuramente la più comune in assoluta, orecchie di pecora e orecchie di lepre, mentre queste sono le orecchie di pecora, sono sempre una piantagia, vedete, sempre con le nervature parallele, però appunto con un picciolo e una parte allargata, e l'uso è lo stesso, quindi non ci sono differenze di utilizzazione e di interesse, si possono usare sia a scopi diciamo terapeutici di piccoli interventi esterno, ma soprattutto appunto per uso alimentare sia crude che cotte. Concludere in bellezza, possiamo vedere una pianta che invece ha solo usi officinali, ecco qua, separare, non è una pianta molto vistosa, quindi la metto molto vicina al video, è una verbena, è vista insieme appunto a queste nervature, queste ramificazioni dicotomiche e questi piccoli fiori violetti, e le foglie appunto hanno una caratteristica sezione insomma abbastanza profondamente incisa, e si usano appunto per fare tisane particolarmente apprezzate alla verbena, appunto che per diciamo regolare l'equilibrio fisiologico e anche diciamo psichico in qualche caso, quindi sono delle piante particolarmente, quindi insomma raggiungere una condizione di tranquillità la sera, magari dopo cena. Per concludere, una curiosità, sapete che appunto una delle famiglie più importanti dal punto di vista degli ortaggi è la famiglia delle Solanacee. Ecco, noi abbiamo quasi tutte provengono dalle Americhe, quindi conosciute, insomma, che conosciamo dopo la loro introduzione dalle Americhe, dopo il 500. Però ci sono delle Solanacee che noi avevamo già e che sono presenti nel nostro territorio come piante spontanee, purtroppo non hanno uso alimentare, sono tossiche, però sono curiose e sono ancora fiorite anche queste. Questo è il fiore, vi faccio vedere alcuni dei fiori, è il fiore tipico delle Solanacee, del pomodoro, e fa anch'essa dei pomodori, guardate, dei pomodori piccolissimi, e che possono essere o rossi come questo o neri, qui non so se si vede, se è scuro, fondo, ecco qua, forse si dovrebbero vedere, e quindi la morella, questa con i frutticini, i piccoli pomodori non commestibili neri, e l'altra appunto è il Solanum luteum. Bene, io ho sparato tutte le mie cartucce, qualcos'altro avrei, ma non so se vale la pena fare una cosa troppo lunga, dipende da quello che mi dite. Ma Fabio, se hai la possibilità di farci vedere qualche altra pianta senza farti tribolare troppo, ne approfittiamo volentieri, se ce l'hai a portata di mano. E tra quelli che ho raccolto, una che capisco che non gode dell'attenzione, dell'interesse di molte persone, è questa qua, è l'erba vetriola, la piantaggine,
che è una pianta comunissima anche nelle vecchie mura, zone ombrose, scarpate, fresche, e molto utile come pianta per il gioco, per i bambini, per esempio, chi ha dei bambini piccoli, sicuramente si può usare e si possono fare dei giochi di montaggio delle foglie di questa pianta. È una pianta commestibile, la piantaggine? È una pianta commestibile, è purtroppo una pianta allergenica, per il polline di questa pianta è allergenico per diverse persone, e quindi chiaramente queste persone non mangerebbero facilmente con tranquillità questa pianta, anche se probabilmente, ma non so effettivamente questa, se l'allergia al polline corrisponde anche a qualche effetto dal punto di vista del tubo digerente, non credo, però insomma è evidente che insomma ognuno deve fare i conti con il proprio organismo. È una pianta buona da mangiare, si possono fare diverse ricette cotte, naturalmente come pianta cotta, per fare per esempio cannelloni con ricotta e questa pianta qua, vengono appunto saporiti e leggermente piccanti, quindi è un'ottima pianta per l'uso alimentare, nonostante appunto la sua conoscenza di pianta appunto molto insomma, che crea problemi respiratori a molte persone. Avevo raccolto anche questi sono gli strigoli pelosi, per vedere, guardate, questo è solo un getto, quindi immaginate di raccogliere 4 o 5, praticamente uno si fa una raccolta di queste piante. Anche queste commestibili, gli strigoli? Sì, gli strigoli veri, cioè quelli, questo qua con, abbiamo visto il fiore, questo è il più apprezzato, il più diffuso, Silene vulgaris, e queste appunto sono le foglie, sono un po' più piccole, però sono un po' gommose, cioè almeno l'aspetto esterno, e quando si strusciano una con l'altra appunto stridono, per questo si chiamano strigoli o stridoli, e questo quindi permette anche di riconoscere. L'altra, questa che si vede molto più vigorosa, ancora in fiore pure anche questa, e però è pelosa sia nel fusto, non so se si vede, sì, sia nel fusto che nelle foglie, e quindi si chiamano strigoli pelosi. Sono poco conosciuti questi, ma in realtà sono altrettanto buoni da mangiare, seppur non crudi ma solo cotti, quindi insomma è, d'altronde, cioè, non è che abbiamo problemi, no, di approvvigionamento, almeno al momento non abbiamo problemi, gran parte di noi non hanno problemi di approvvigionamento alimentare. La conoscenza e l'uso delle piante spontanee che diamo, insomma, ricordiamo appunto, erano alla portata di tutti fino agli anni 40-50, di tutti quelli che vivevano in campagna, e che quindi sapevano riconoscere, raccogliere, utilizzare sia a scopo alimentare ma per tutti gli altri usi che non sono solo quello medicamentoso, anche se naturalmente è quello più importante dopo l'alimentazione, o se non prima in alcuni casi, venivano usati per tingere i tessuti, per conciare le pelli, per cagliare il latte, per costruire, no, in questo caso non le erbe, ma insomma le specie, o almeno alcune erbe, venivano usate anche per fare i cappelli, alcune strutture di questo tipo. E quindi insomma c'era un uso, veramente una conoscenza e un uso delle piante veramente a 360 gradi. C'era anche una biodiversità molto più alta, soprattutto nelle campagne, che adesso è rimasta insomma abbastanza elevata ancora nelle zone montane, di cui però spesso ci dimentichiamo appunto l'importanza di mantenere l'attività e la
la capacità, diciamo, di vita, di qualità di vita di quelli che vivono nelle zone montane dell'Appennino, soprattutto perché sulle Alpi tutto sommato alcune attività turistiche sono riuscite, diciamo, a compensare e a dare opportunità economiche di lavoro appunto anche a chi vive in montagna. Sull'Appennino la situazione è molto più pesante, l'esodo è continuo ancora oggi, e nonostante appunto che con il primo lockdown ci siamo resi conto di quanto è importante fare passeggiate, andare in montagna, respirare l'aria buona, appunto non abbiamo ancora investito politicamente nel mantenere e la qualità della vita di chi sta in montagna, perché è beneficio per tutti noi. Basti pensare all'acqua, gran parte dell'acqua, quella che chiamiamo di maggior qualità, l'acqua sorgiva, ci viene dalle zone montane, e tutta la biodiversità più importante è conservata nelle zone montane, non solo quella naturale ma anche quella coltivata. Se io ho fatto diverse raccolte di queste informazioni sulle antiche varietà e razze allevate, varietà di piante coltivate di razze allevate, e quelle più antiche che si stanno perdendo purtroppo in parte derivano proprio dalle zone montane. La maggior parte, il 60-70% delle varietà di piante coltivate, di frutta e di animali allevati, appunto derivano dalle zone montane, e alle quali non diamo sufficiente attenzione, e poi abbiamo tutta l'area collinare che invece appunto è di fondovalle, dove la biodiversità è quasi azzerata, ma appunto quello che io cerco, insomma, di portare avanti, non solo io per fortuna, insomma, è quello di ritornare di fare un'agricoltura che, prendendo spunti e insegnamenti dall'agricoltura tradizionale, quella che abbiamo completamente dimenticato, torni ad avere la qualità del terreno, la vita del terreno come primo obiettivo. Questo era l'obiettivo dei nostri nonni, che qui in Italia centrale prendevano il nome di mezzadri per il tipo di rapporto di lavoro che avevano con i proprietari, e che appunto avevano proprio come primo obiettivo della loro attività quella di mantenere e migliorare la qualità produttiva del terreno, la ricchezza dell'humus e delle sostanze nutritive del terreno, cosa che noi oggi non, cioè un'agricoltura che purtroppo è diventata un'agricoltura a impianto industriale, che non ha più nessuna attenzione al suolo, perché tanto il suolo, tanto la produzione dipende da quanto concime chimico diamo al terreno, e se il terreno è sterile la cosa non interessa. Questo tipo di agricoltura evidentemente non ha più alcun futuro, e purtroppo però rappresenta ancora l'80%, in molti casi anche i percentuali più alti in molte regioni, dell'agricoltura che viene praticata. E questo appunto è un cambiamento importantissimo da ottenere, e forse noi come consumatori possiamo influire su questo cambiamento, scegliendo appunto cibi biologici o di aziende che fanno attenzione appunto alla qualità della vita del terreno e di ciò che ci cresce sopra. E questo, insomma, quindi è un messaggio importante che mi sento, insomma, di fare, perché appunto la raccolta delle erbe spontanee appunto può essere fatta con tranquillità e con leggerezza se avessimo un territorio completamente privo di uso così capillare come viene fatto oggi della chimica, dei pesticidi, e non sarebbe naturalmente il solo e l'unico beneficio, sarebbero talmente tanti che ci vorrebbe veramente tantissimo tempo per enunciarli, ma basti pensare appunto a avere cibo senza residui chimici, e spesso appunto sono tutti al di sotto in Italia, insomma c'è un controllo abbastanza attento, ma del singolo inquinante, senza considerare che su una mela ce ne possono stare anche 20, e quindi 20 tutti sotto la soglia,
misurati su una persona adulta di 70 kg, pensate che effetto possono avere sulla stessa persona nel loro cocktail, e soprattutto in un bambino di 3 anni che non ha la stessa capacità di risposta all'ingresso di sostanze diciamo velenose e tossiche dall'esterno. Quindi pensate quindi a quanti benefici veramente potremmo avere dal punto di vista della salute, della qualità del paesaggio, il mantenimento di una qualità dell'acqua in superficie, e questo insomma non sarà in futuro un elemento da poco, poter garantire qualità dell'acqua e non avere invece falde inquinate e spesso inutilizzabili. Quindi insomma i benefici sarebbero talmente tali e tanti che veramente poi per noi italiani sarebbero molto più alti che per molti altri paesi, non solo europei, perché appunto noi abbiamo una tradizione, una ricchezza del territorio, una ricchezza delle tradizioni alimentari, che in un'agricoltura fatta con attenzione appunto alla biodiversità avremmo solo da guadagnarci a 360 gradi, e gli stessi agricoltori avrebbero maggiori benefici economici. Quindi anziché puntare alla quantità e fare e competere con i pomodori cinesi, potremmo appunto puntare a qualità delle nostre produzioni, e quindi guardare la qualità e non la quantità. Ti ringraziamo Fabio, condividiamo pienamente questo tuo invito e lo appoggeremo penso tutti quanti noi, perché è nel nostro interesse. Quindi una qualità dei cibi, dell'alimentazione, che fa solo bene a dispetto della quantità. Quindi cerchiamo di mangiare locale e poi soprattutto di imparare a conoscere queste erbe spontanee, che possono anche dare, io penso, un maggior nutrimento al nostro corpo rispetto all'insalata del supermercato. O no, Fabio? Sì, è evidente che non si può, cioè, pensare di fare una dieta solo con le piante spontanee. Però è anche vero che appunto che i cibi troppo sofisticati appunto in generale appunto non fanno bene al nostro organismo, e quindi mangiare ogni tanto, magari più volte durante la settimana, delle pietanze, dei cibi fatti con erbe spontanee, soprattutto poi crude, sono naturalmente, esprimono il loro maggior livello di nutrimento per il nostro organismo. Poterlo fare diciamo periodicamente è un modo per diciamo in qualche modo detossificare il nostro organismo. Bene, Fabio, ti ringraziamo. Io spero che questo programma sia apprezzato dai nostri ascoltatori e che tu possa tornare dopo questo assaggio che ci hai dato per poterci fornire ulteriori informazioni ancora più ricche e ancora più informative riguardo sotto l'aspetto, soprattutto verso l'aspetto medico di queste piante. Un abbraccio, alla prossima. D'accordo. Ciao Fabio. Ciao. Carissimi amici del canale YouTube Dentro la Notizia, un vivo ringraziamento a tutti voi che aiutate la libera informazione a tutela del popolo. Chi fosse interessato a sponsorizzare la propria azienda su questo canale per aiutarci a crescere può contattarci tramite l'email in descrizione. Grazie del vostro sostegno e per la condivisione dei video. Più siamo, più forza avremo. Uniti si vince! Un abbraccio dal vostro Robbie!